Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio dedicato ai Battle Brothers. Stiamo giocando con i Filthy Sassword, i luridi venditori di spade, che sono arrivati addirittura a Sandstadt, ma soprattutto hanno fatto un culo grosso così ad un gruppo di scheletri corazzati che hanno gentilmente regalato a questo punto un set di elmi ed armature che sta rendendo le mie prime linee dei tank considerevoli. Come sempre, iniziamo l'episodio dando i level up. In questo caso, ragazzi, Eugen, detto Redmeat, sta diventando veramente il nostro capo, il nostro generale. Un'iniziativa spaventosa, un resolve ottimo. Gli assegniamo anche un più nei punti ferita e gli cambiamo nome in Eugenio, il leone. Perché veramente Eugenio il leone mi pare veramente molto forte dal punto di vista del morale proprio. Fa schifo perché ha una corazza che è tutta brandelli, va sistemata. Cosa gli diamo a questo punto? Va, visto che è un leone, qualcosa che migliori. Studente migliorerà la velocità con cui cresce di livello, e non è male. Però ci sono altri slot che forse potrebbero essere meglio. Dai, diamo lo studente, non l'ho dato a nessuno. Eugenio Leone diventerà students, quindi prenderà 20% in più di punti esperienza. Raimondo, il berserker, che è veramente una bomba umana, va a 62 punti ferita, 69 nel corpo a corpo. E a questo punto gli aumento resolve anche lui a 44. In questo modo ha più coraggio. E possiamo sbloccare i livelli 3 con le perks. Possiamo avere backstabber? No. Anticipazione? No. Esperto con lo scudo? Assolutamente. Praticamente il bonus con lo scudo aumenta del 25% e si applica anche allo shield wall. Wow. Assolutamente ottimo. Inoltre ha 9 vite e dodge, quindi colpire Raimondo è abbastanza dura. Ok, è andato. Manca Hubert il rosso. Allora, da lontano. Corazza e armi, e poi gli aumentiamo l'iniziativa a 107. Anche Uberti Rossa ha un livello 3. Nel suo caso, rotation, no, non me ne frega niente. Rally the troops, taunt. Ah, fantastico! Il taunt può chiedere ad un nemico di concentrarsi su di esso. No, assolutamente non ha affatto senso. Anticipation, essere attaccato con range weapon. Ci dà un 1 più 10% basato sulla distanza. Insomma, se prendo l'anticipation, faccio molta. Uberti il rosso sarà molto difficile da essere colpito dalla distanza, visto che comunque è una prima linea con un arco. Per adesso possiamo tenerlo così com'è. Non mi piace molto il fatto che abbia un arco, in realtà vorrei dargli dei giavellotti o delle throwing axe, ma per ora facciamo così, dai. Parlando di giavellotti, chi è che ce li ha al momento? Teodobaldo, come sempre, glieli andiamo a dare al Quick Hands, perfetto. E a questo punto non abbiamo missioni attive. Andiamo a vedere se a Sandstadt possiamo vendere, comprare, fare qualcosa. No, c'è una missione attiva con due skull, con due teschi. Non lo so se ha voglia. Fammi vedere qui. E intanto abbiamo delle armature che possiamo sicuramente portarci a casa. Questa è buona. Queste le vendiamo. Perfetto. Vediamo se possiamo comprare. Medica supplies costano troppo. Non ci sono strumenti per riparare. Male. Questo vuol dire che andiamo a dare la nostra armatura migliorata a chi sta in. Ecco. Dietrich che ha questo Butcher's Apron fa schifo. Però anche Randolph, che è in prima linea con questa armatura oscena, potrebbe essere Randolph il fortunato che si prende la nuova armatura. Sì, e quindi la Thick Tunic va a Dietrich. Che tra l'altro è soltanto 10 punti in più del grembiule del macellaio, però. Ok, dai. Fammi vedere che missione è questa. Vediamo, vediamo di cosa si tratta. Allora, I've got a shipment of a particular goods. Going to Strande? Va a Strande, che non è molto lontano da qua. Let's talk about money. Let's talk money. 170 corone.
Accettiamo, ragazzi, semplicemente dobbiamo scortare una carovana. E accetto senza chiedere troppi soldi perché onestamente Strande, l'ho vista prima, è proprio vicina. È giorno, se qualcuno prova ad attaccarci, gli famo il culo. E intanto abbiamo finalmente completato l'ambizione di avere la squadra a 12 mercenari permanenti, quindi abbiamo un boost di morale su tutti, perfetto. Quindi presto ci chiederà una nuova missione. Aspetta, aspetta, along the road. Ok. Insomma, abbiamo trovato un gruppo di persone che stanno facendo casino con degli strumenti musicali. Una specie di circo ambulante. 480 corone per intrattenervi tutta la notte? We are good, thanks. 480 corone, ma che cazzo? Ma cosa vogliono? Pazzi. Cioè, stiamo facendo la missione per 170 misere corone. E il fatto è che voglio semplicemente andare a sud. E intanto Strande is well supplied. Questo è positivo. Perché mi permette un cazzo. Magari domani riusciamo a fare acquisti. Contract available. Che cosa vogliono? Ok. Briganti. Accettiamo. Ok, dobbiamo distruggere i briganti che stanno a Old Ewell's Hut, a nord-est di Strand. Accettiamo il contratto. Old Ewell's Hut, non lo vedo, vedo Rochfine. E sì, il problema è che a est, non ditemi che devo andare in questa zona. Mi auguro di no. A meno che non debba inseguire magari delle impronte. Vediamo, eh. Cerchiamo di rimanere sulla strada. No, comunque qui non vedo nulla. Avrei già visto qualche. No, avrei già visto qualche brigante o qualche tana. Cazzo, nord è. Est, ragazzi, è verso destra nella mappa. Quindi mi sembra di essere in grado di capirlo. Niente, proviamo ad andare a vedere se troviamo qualcosa da questo lato. Anche se mi fa un po' paura questa zona, c'è anche una palude. Magari cerchiamo di rimanere verso la spiaggia. Ho sempre paura di incontrare delle bestie. Il mare non si può attraversare, vero? Merda. Intanto siamo passati nella palude. Sunken Battlefield. Legionari antichi, no, grazie. Questo è un campo di battaglia sommerso, ma non è il Old Ewell's Hut. Quindi mi guardo bene dall'attaccare questo campo. Perché ci sono degli Ancient Legionaries. Vi ricordo che quando ci siamo scontrati con gli scheletri erano ausiliari, quindi armati più leggeri. No, credo che questo sia abbastanza difficile. Ok, siamo arrivati dall'altro lato della mappa e abbiamo una nuova missione. We need a battle standard so we recognize from afar. Having one be made is costly. Va bene, dai 2000 corone. Non ho letto manco gli altri perché 2000 corone ci arriviamo in fretta. Se troviamo sto maledettissimo posto. Spero di non aver fatto una cazzata, ma mi sembra veramente che l'unica roba a nord-est di Strande sia questa. L'unica posizione. Però adesso non riesco a vedere nulla, quindi inizio a temere di aver fatto una sciocchezza. Che due palle, però. E per neanche tantissimi soldi, eh. Nel frattempo noi tutti i giorni perdiamo 145 corone, non dimentichiamocelo, perché i nostri sellsword costano un occhio. Ma porco cane. E qui non c'è un cazzo. Ho fatto un errore, amici. Ho fatto un errore, ma io a nord est di Strande non vedo nulla. Strande è qua. O i miei hanno gli occhi veramente da pesce palla. Oppure non ho la più pallida idea di dove io debba andare. Niente, velocizziamo. Non voglio, ripeto, non voglio attaccare
questo accampamento. Me ne frego. Butto via questo contratto e vado a Schwertburg. Attraversiamo le montagne perché questo è il centro cittadino più vicino a noi. E intanto abbiamo cibo per 2 giorni. Tools a posto, pochissimi medicamenti e i soldi stanno scendendo. Perché è vero che avevo tanti soldi, avevo, ma visto che i miei sensor costano tantissimo, quando faccio ste cazzate, che non so dove dovevo andare, ma vabbè, pazienza. Ci smeno. Vediamo che cosa troviamo qua. Locked, merda. Krauchwald. Potrei provare anche ad andare un po' più a ovest, volendo, ma non mi piace l'idea. E qui perdiamo altri 150 anche oggi. Niente, abbiamo perso un bel treno di soldi per nulla. Contratto bloccato. Niente, da quando abbiamo rotto il contratto con questi fetenti. Ritorniamo a Westerholz, ragazzi, perché mi hanno fatto arrabbiare a sud. Ritorniamo a Westerholz, dove abbiamo una certa reputazione, e se trovassimo anche dei mercanti. Ehi, abbiamo trovato 2 Militia Spear, va bene. Le possiamo assegnare come armi secondarie, magari. No, ho sbagliato. Come armi secondarie gli arcieri, just in case. Ridaglie. Siamo a 1375, niente, qui dobbiamo comprare cibo. E abbiamo una missioncina. Disappearing Villagers. Ok, mercato. Vediamo che cosa si può comprare che costa poco. Legno no. Adesso costa molto. Cibo. Possiamo prendere roots and berries. Sono radici e fragole, cose del genere. Che costa 77, grano 64. Quindi un po' di cibarie e ce le portiamo a casa. Dopodiché, questo costa troppo. Questo costa tanto, ma a 250 me lo posso permettere. E direi che per ora basta così. Potrei acquistare un altro bundle di giavellotti a questo punto, che assegno a Hubert il Rosso. E a questo punto io metterei. Vediamo un po'. No, scusate, perché li ho dati ad Uberti al rosso? Avevo qualcun altro che aveva in prima linea con un ottimo valore nel lancio. E questo episodio durerà un po'. No, niente, Hubert ha 43, quindi va bene. No, niente, lo teniamo in seconda linea e poi lancia. Quindi giavellotti e però anziché giavellotti e lancia, a questo punto gli diamo giavellotti e no, non la falce. Per forza di cose gli devo dare la lancia. Non posso fare altrimenti. Però una Militia Spear forse è meglio di questa antica, sapete? Va bene, dai. Vediamo sto benedetto contratto. 230, vediamo di chiedere di più. Vabbè, accettiamo. Dobbiamo cacciare quello che terrorizza Westerholz. Che cosa terrorizza Westerholz? Impronte di cagnacci. No, non di cagnacci, ma di bestie. E invece sono proprio cagnacci, ragazzi. Abbiamo 5 lupi mannari pronti a sbranare. Attenzione, perché 5 sono tanti. Abbiamo ancora le pelli dei precedenti. Dobbiamo fare assolutamente attenzione a non farci fregare. Hanno una rapidità che è impressionante. E stanno andando tutti verso su. Ok, quindi qui devo fare non attenzione, di più. Ok. Iniziamo con i primi tiri. Anche i miei javelin dovrebbero stare attenti. Vediamo se, portandomi in avanti uno, lo riesco a tirare. 29, 29. Ok, questo purtroppo è andato. Shield, e vediamo se riusciamo. Ah, volevo dare un colpo in testa per tramortire. Javelin, 6%, 8, 35.
Ok, uno è abbastanza ferito, quindi potrei provare a colpirlo con precisione con l'arco. Merda. Però affianchiamolo. Ok, altra alzata di scudi. È andata male. Anche qui ci mettiamo avanti, alzata di scudi. Direi che ci siamo, mi piace come impostazione. Li voglio chiudere, non voglio che arrivino ad attaccare le mie seconde linee. Adesso tocca a loro. Ok, si buttano sulle prime linee. No, invece no. Merda. Non voglio che attacchino le seconde linee perché le armature delle seconde linee sono molto più deboli delle prime. E quindi il rischio di perdere uomini è più alto. Adesso mi devo concentrare su questo gattone, che poi è un lupone, che è passato dietro. Ok. Merda. Ebbene sì. Merda, ragazzi. Perché a meno che non riesca. No, non ci proviamo nemmeno. Allora, Jost, tocca a te. Beh, buon colpo sul Direwolf, peccato che non ha fatto molto danno. Gli ha distrutto la cosiddetta armatura, che poi non so cosa sia l'armatura del lupo mannaro, ma comunque pure i lupi mannari hanno un'armatura. 50% di possibilità di colpire. Fanculo. Molto bene. Questo fra un po' scappa. Ok, bene. Un lupo è andato grazie ai giavellotti di Teodobaldo Giavellotto e Randolph. A questo punto lo, tra virgolette, sacrifico per dare due colpi al Direwolf qui sopra. Mentre mi concentro su quelli che hanno il morale più basso. Molto bene. Ok, abbiamo un lupo in rotta, due quasi. Il quarto invece mi sta minacciando Yost. Quindi attenzione, attenzione, signori. Check, niente. Si stanno alzando le bandiere bianche anche su questi due lupacchiotti. Ecco, ragazzi. Yost è in fin di vita, rischiamo di perderlo. Quindi dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo per far fuori questo Direwolf. Costi quel che costi. Ok. Dai, Yost. Ovviamente se attacco da qua rischio di colpire il mio stesso uomo, quindi. Quindi niente, aspettiamo. Teodobaldo. Ok, ha finito i giavellotti, si prende la sua bella mazza e si sposta in avanti. Ok. Due bandiere bianche, non c'è più niente da fare contro questi schifosissimi esseri. Kaspar si butta. Ah no, ok, anche questa è una bandiera bianca, ragazzi. Teoricamente dovremmo aver vinto. Teoricamente abbiamo vinto senza troppi problemi. Il ragazzo ha ancora una armatura, però gliela leviamo molto velocemente. Run them down. Ok, adesso tocca a te, Lupetto, no? Yost magari si sposta perché è ferito? Non mi sembra. Ok, Hubert. Ah! Dovevi farci sognare, Hubert, invece no. Hai detto.
Stiamo creando un bel corridoio così se il lupetto scappa viene leggermente infilzato, ma non ce n'è bisogno. Ok, abbiamo fatto fuori in 4 round i lupi, nessun livello. Il loot, come sempre, sono le pellicce che teoricamente dovrebbero avere un buon valore, ma devo capire dove, perché per adesso nei paesi in cui sono stato il valore delle pellicce di lupo faceva schifo. Ci facciamo un po' di queste missioni più tranquille. E dopodiché proviamo magari a sparire verso occidente. Sparire, cioè muoverci verso occidente. Vediamo quanto ci darebbero per queste 32. Mi sembra una cosa veramente sciocca. Invece Quality Hood me lo posso comprare e posso venderlo più a sud per guadagnarci qualcosina. Ne prendo due e dovrei prendere anche le munizioni. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me. Nel prossimo episodio andiamo avanti sempre con i nostri Filthy Sellsword. Non so bene dove andare. Se proseguire rimanendo. Ho sbagliato. Se proseguire rimanendo nella House Berengar, che comunque è neutrale, e quindi non mi dà ancora molto. In realtà Westeros è un villaggio. Dovrei andare nella House Berengar, farmi amico qualche nobile. Torniamo a nord, ragazzi, dai. Ci vediamo nel prossimo episodio.